Grazie a voi, grazie per l'invito in questo contesto di riflessione e ricerca. So che il meglio l'avete già avuto stamattina, vice leader ha testimoniato, quindi posso, diciamo, solo peggiorare tranquillamente, possiamo, ma anche meglio, perché dopo il pranzo si scende in quella dimensione di profonda meditazione che ci accompagna nelle profondità del mistero. Quindi lasciamoci accompagnare in questo processo. Si chiama anche sonno, però facciamo. Allora, il titolo che mi avete affidato è un titolo, diciamo, molto ampio. Io ho fatto una scelta, l'esistenza della persona credente, fecondità della parola evangelica. Allora, mi sono chiesta se l'esistenza della persona credente è poi diversa dall'esistenza delle persone non credenti. Voi che dite? Dovremmo chiederci che cos'è la fede, quindi, in realtà. Io credo che la fede sia un modo di guardare la realtà sapendola abitata da Dio. E con una terminologia simile a questa, che io definirei transeista, guardare la realtà percependosi, percependo tutta la realtà come espressione della potenza vitale e amante di Dio. Mi permetto di dire qualcosa sul termine transeismo, perché magari qualcuno è rimasto molto turbato pure. In realtà, per teismo normalmente intendiamo un certo modo di pensare Dio che ha accompagnato la riflessione credente lungo i secoli. Io sono profondamente grata a questa riflessione perché mi ha portato la fede. Nel teismo Dio è pensato come un essere personale, però un po' nel senso della proiezione antropomorfica, cioè immaginiamo tutto sommato che sia maschio, che sia bianco, che sia anziano, che sia padre, che sia superumano. Tutto questo chiaramente ha un modo, ha una ripercussione sul nostro modo di vivere le relazioni. Quindi questo essere supremo, personale, che in qualche modo si trova collocato in una dimensione altra rispetto a quella umana, il soprannaturale, diciamo noi. E che da quella dimensione interviene, quindi è un essere personale, trascendente e interventista, che interviene dal di fuori della sfera dell'umano, del suo creato, per correggere le traiettorie umane, che diciamo non sono mai troppo brillanti, quindi ci vorrebbe anche. Però questo modo di pensare Dio, in qualche maniera, è entrato un po' in crisi lungo la storia dell'umanità, soprattutto grazie o per colpa, non so, delle scoperte scientifiche, quelle che ci hanno fatto notare, per esempio, che la natura non ha bisogno di interventi dall'esterno per essere corretta, ha già una sua legge, delle sue leggi proprie, e che quindi, diciamo, Dio teista perdeva una delle sue attività lavorative principali, che era governare il creato. Di per sé il creato è stato creato già libero, con delle norme interne, autonomo, autos nomos, non so se sarebbe la legge, la regola, autos a se stesso, ha delle regole. Non c'è bisogno che qualcuno mandi la pioggia, no? Penso che sia un'evidenza. Ditemi che lo sapete. Sì. Sono gli sprazzi di. Quindi in questo senso abbiamo anche preso atto che malattie, calamità o prodigiose risoluzioni non sono, diciamo, azioni puntuali di un'entità esterna al mondo, ma sono, diciamo, in qualche modo una capacità, forse anche autocorrettiva per certi versi, del creato. E allora la trascendenza di Dio è stata pensata in modo un po' diverso, cioè non tanto come un essere che si è, oppure essendo supremo, rimane un essere in mezzo agli altri e si è distanziato, ma piuttosto
è la fonte dell'essere, è la fonte della vita. Noi abbiamo padre, infatti, padre è una terminologia che esprime la concezione antica, per cui era il seme maschile che dava la vita, e quindi dire padre vuol dire fonte della vita, che si esprime in tutte le sue creature. Quanto più queste seguono le due grandi traiettorie del suo modo di essere, cioè la vitalità e l'amore, più siamo vitali, più siamo amanti, più siamo tutto quello che possiamo essere, e più lo siamo nell'amore, più siamo trasparenza di Dio. Ecco, Gesù è stato l'uomo che ha manifestato la trasparenza più nitida, perché si è aperto nella sua umanità al punto tale da appunto diventare trasparenza del divino. Allora, in questo senso, io credo che sì, possiamo parlare di un certo superamento di categorie, più che altro il superamento del linguaggio, ma ripensando quelle categorie della fede che ci hanno accompagnato, alle quali io personalmente non intendo rinunciare. Per questo preferisco parlare di transteismo, cioè attraversare il teismo, per certi versi anche volerlo superare, ma non chiudere completamente col teismo, post-teismo come si dice, perché credo invece che esista una necessità di gratitudine verso la storia che ci ha preceduto, verso la tradizione, cioè qualcuno che ha trasmesso con cura, con amore, con passione, e allora mi offre, o ci offre, a tutti noi e a tutte noi, la possibilità di continuare questa ricerca spirituale. E allora, in questo senso, tornando al discorso dell'esistenza della persona credente, io non penso che sia più facile o più difficile rispetto all'esistenza di persone che non sono credenti. Semplicemente è un'esistenza però animata dalla consapevolezza di essere radicati nella fonte vitale amante che è Dio. E quindi di avvertire questo desiderio di umanizzarsi completamente per quanto riguarda gli esseri umani, quindi umanizzarsi completamente, cioè giungere alla pienezza di quello che siamo chiamati ad essere, secondo la nostra natura. Ora, questo processo di, diciamo così, umanizzazione nel Nuovo Testamento ci viene raccontato attraverso la logica dell'incontro, cioè chi incontra Gesù riceve, potremmo dire così, un stato di scossone alla propria umanità, la sente ripartire. Dico Gesù, io reputo sia stato, oltre a essere la trasparenza più nitida e consistente del divino, sia stato anche un motore di umanizzazione, un attivatore di energie, proprio perché ha lasciato che l'energia vitale amante di Dio, che noi chiamiamo Spirito Santo, abitasse in lui pienamente. E la fecondità della parola evangelica, ecco, la fecondità ha sempre a che fare con l'incontro. Si è fecondi nell'incontro. Allora, vorrei proporre alla vostra riflessione alcune pagine del Vangelo nelle quali incontriamo dei personaggi che nell'impatto con Gesù di Nazaret hanno in qualche modo ricevuto uno scossone alla loro umanità. Voi vi siete sentiti mai scossi dall'incontro con Gesù? Ecco, fate una memoria di questa esperienza nella quale ci ha destabilizzato. Se non l'ha ancora fatto, ecco, lasciamogli la possibilità. Dunque, la sapienza della Chiesa accompagna quest'anno liturgico con la lettura domenicale del Vangelo secondo Marco. Voi sapete che Marco è il primo Vangelo a essere stato redatto, anzi, per l'esattezza, lui è proprio l'inventore, dico Marco intendendo il team teologico che ha scritto il Vangelo, è proprio l'inventore di una biografia teologica di Gesù, cioè non una biografia storica, non i fatti della vita di Gesù, banalmente, come sono andati, ma l'interpretazione di quei fatti, attraverso una narrazione che fosse anche accrescitiva di episodi, ma con l'intenzione di rivelarci chi
Gesù per chi l'ha incontrato. Quindi non che cosa ha fatto Gesù, ma chi era lui profondamente. Provate a pensare, se volessi descrivere una persona che amate tantissimo, probabilmente sarebbe riduttivo ripetere e riferire dei fatti della sua vita. I fatti di per sé non interpretati sono, diciamo così, indifferenti, mentre magari potreste avvalervi più volentieri di un linguaggio poetico, poi io il greco lo faccio, quindi poetico, che crea una realtà più grande per spiegare il senso della realtà presente. Mi sto spiegando? Avete lo sguardo pronto a ampliare tipico della meditazione di questo. Bene. Allora, questo Vangelo di Marco viene definito anche il Vangelo del catecumeno, o della catecumena se vi piace, cioè il Vangelo che accompagnava l'ultimo periodo della preparazione al battesimo. Parliamo naturalmente non del pedobattesimo, il battesimo dei neonati, dei bambini, ma il battesimo delle persone adulte, cioè quell'adesione entusiasta, appassionata, consapevole e responsabile della fede. E di solito noi compiamo, se siamo stati battezzati da bambini, compiamo però nel tempo. E secondo alcuni studiosi, questo Vangelo veniva letto durante la veglia della notte di Pasqua. Tutto, immaginate quella veglia. Chi resisteva, chi rimaneva alla veglia, alla fine si poteva battezzare sostanzialmente. Si giungeva al battesimo come premio alla resistenza. Perché in realtà... questo Vangelo ha una particolarità, ha un ritmo spigliato e anche potremmo dire uno stile un po' brusco. Chi lo legge sente sempre questo Gesù che va oltre, si muove, si sposta, non riesce mai ad acchiapparlo. Dice il morto, ah, finalmente sta fermo in un posto, arrivi là, non è più qui, e caspita, è sempre oltre. Quindi questa sensazione di dover seguire Gesù accompagna anche invece l'altra sensazione, quella che Gesù poi si lascia effettivamente incontrare. Ci sono nel Vangelo di Marco molti incontri che avvengono, anche quelli con personaggi che potremmo definire principali, che noi conosciamo, di cui abbiamo anche memorie più compiute. Poi invece ci sono, e quelli mi interessano veramente un po' di più, gli incontri con quelli che potremmo definire figure minori, una sorta di comparse che appaiono nel Vangelo magari soltanto una volta e che pure ci aiutano a comprendere qualcosa di più della capacità di Gesù di umanizzarsi e di umanizzare. Allora vi faccio prima l'inventario di chi sono queste figure e poi vi dico quale ho scelto. Allora, l'indemoniato di Cafarno, la suocera di Pietro, il paralitico, Levi, l'uomo dalla mano inaridita, la figlia di Gairo, la sirofenicia, il sordo muto, il cieco, i bambini, il ricco, Bartimeo, lo scriba, la vedova, la donna dell'unzione, il giovane che fugge via nudo, Barabba, Simone di Cirene, il centurione e Giuseppe d'Arimatea. Volete fare la votazione? Ho fatto già io. Allora, a questo elenco io vorrei aggiungere anche, come citazione almeno nominiamole, quelle discepole che compaiono soltanto al momento della crocifissione di Gesù. Se vediamo, voi avete tutti immagino la Bibbia almeno a casa, bene. Allora, Marco al capitolo 15, al versetto 40 e 41, ci presenta queste discepole. C'erano poi anche alcune donne che stavano ad osservare da lontano, fra le quali Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo il minore e di Ioses e Salome, le quali, quando era in Galilea, lo seguivano e gli prestavano servizio, e molte altre che erano salite con lui a Gerusalemme. Quindi queste discepole, a me non piace chiamarle donne, per un semplice motivo, che sembra i discepoli e le donne. Allora io vorrei dire le discepole e gli uomini. Suonerebbe bene?
uomini in che senso? Chi sono questi uomini? Non hanno una configurazione relazionale con Gesù, chiara. Quindi preferisco parlare sempre di discepoli e discepole. Quindi queste discepole, tra l'altro è Marco che ce lo dice, lo seguivano dal bambino in Galilea, quindi da sempre, diciamo, in tutto il percorso. Ecco, sono delle discepole che hanno un protagonismo impressionante nei giorni di Pasqua, l'abbiamo sentito, lo sentiremo in tutto il periodo anche pasquale, tornerà un po' l'immaginario di quell'esperienza frontale, la consapevolezza della risurrezione la dobbiamo a loro, a queste discepole, che sono presenti alla morte di Gesù, alla sua sepoltura, sempre da lontano, e sono poi depositarie dell'annuncio della risurrezione. Con questo affresco si chiude il racconto di Marco. Ora io proverei ad entrare con voi, se siete d'accordo e ancora diciamo con un po' di resistenza, a vedere tre di queste figure minori che ho scelto per voi. Siete favorevoli? Sì, sì, sì. Allora, il primo episodio che voglio proporre alla vostra riflessione è quello dell'incontro tra Gesù e Levi di Alfeo. Siamo al capitolo 2 del racconto di Marco, quindi potremmo dire all'inizio, no? Allora, leggerò io il testo a vostro beneficio. Nel testo che sto seguendo qui ho preso la traduzione dei protestanti italiani. Dunque, e uscì di nuovo lungo il mare e tutta la folla andava da lui e insegnava loro. Questo è il versetto 13 del capitolo 2, quindi il capitolo 2 dal versetto 13. È un versetto che di per sé sembrerebbe anche non necessariamente connesso con l'incontro di Levi, però crea proprio l'ambientazione. Qual è l'ambientazione? C'è il riferimento al mare. Ora, quando io dico mare, a parte pensare all'estate, le vostre vacanze, eccetera, nel Vangelo, mare, una esperienza di Gesù, siamo al capitolo 2, quando inizia il suo ministero cosiddetto, cosa succede sulle rive del mare? Incontra Pietro, vedeva quindi la chiamata dei primi quattro discepoli. Allora, quando ecco, Gesù viene ripresentato di nuovo presso il mare, chi come voi ha una lettura del Vangelo di Marco, una comprensione del suo racconto, subito pensa, ecco, potrebbe avere un'altra chiamata. Ora, nel primo episodio chi era stato chiamato? Quattro persone rispettabili, no? Avevano un lavoro, due piccole, potremmo dire, imprese familiari, avevano le barche, c'erano anche dei garzoni, c'era il padre, eccetera. Erano due coppie di fratelli, quindi l'aspettativa di chi legge è di ascoltare un altro racconto di chiamata, possibilmente di qualche persona che abbia una sua dignità. Passando, vide Levi di Alfeo, Levi. Questo nome fa pensare ai Leviti, quindi fa pensare alla casta sacerdotale in qualche modo, magari minore, ma poi anche il nome del padre, quindi è una famiglia conosciuta, al banco di esattore. Ops! Che cosa è successo a lui? Ecco, incontriamo qui lo spaccato di un uomo che vive un fallimento personale, probabilmente. Cioè, probabilmente proveniente da un casato rispettabile, da una famiglia conosciuta, si è ridotto a fare l'esattore delle imposte. Ora, chiaramente, sapete molto bene che questo biblico va letto a livello storico, a livello teologico e a livello spirituale. Quindi a livello storico dobbiamo capire sempre meglio chi sono questi esattori delle imposte, questi pubblicani. Ecco, sono, diciamo così, più che altro dei traditori della patria. Perché? Perché hanno preferito sostenere il potere dell'invasore romano raccogliendo le tasse per conto del sistema esattoriale romano. Questi esattori, questo sistema di pubblicani che aveva, era una gerarchia molto forte, normalmente non prevede uno stipendio, ma ognuno, diciamo, campava sulle spalle del più povero di lui. Quindi si alzavano queste tasse, la popolazione era costretta a pagare perché c'erano i romani che chiedevano con la forza il pagamento, cioè era un sistema chiaramente di dominazione. Quindi in questo senso
più che una professione, quello di essere pubblicano, cosiddetto, era ritenuta una vergognosa di patto, una vergognosa forma di patto con il nemico. Quindi questo Levi di Alfeo è un uomo marginale, emarginato, non riconosciuto, diciamo, degno di far parte neanche del culto templare o sinagogale. È un marginale della società religiosa giudaica. Il testo ci ha raccontato, Gesù lo vede. Questo il verbo corao, un verbo che esprime una visione che va oltre le apparenze. Questo è interessante, Gesù vede in quest'uomo qualcosa che nessun altro ha visto. Non so se siamo mai sentiti un po' marginati dal sistema religioso, un po' in qualche modo non ritenuti come gli altri o come le altre. Ecco, lo sguardo di Gesù è uno sguardo che riesce a riconoscere la profondità della persona, che riesce a raggiungere le sue risorse interiori. Credo che questa sia una delle prime caratteristiche dell'esistenza della persona credente, il potenziamento della vista. Una vista che sa andare oltre le apparenze per cogliere le risorse. Sicuramente Gesù era un uomo che sapeva vedere il bello nelle persone. Però non era, scusate se lo dico, un ingenuo che vedeva che tutto era bello. Questo non è, questa è una patologia, diciamo, relazionale, cioè non vedere nell'altro i limiti, non vedere in qualche modo anche qualcosa che va corretta. La capacità di Gesù era quella invece di rendersi conto di quanto l'altro poteva valere, di quelle risorse, di quelle potenzialità che c'erano. Pensate anche, no, quando ho incontrato persone ancora più marginali. Persone, pensate, una delle cose più intense, no? Pensate quelle ragazze che finivano in quella che era la prostituzione del tempo, legata alla dominazione romana, questi soldati che in qualche modo attiravano queste disgraziate che avevano perso magari ogni forma di assistenza, solidarietà comunitaria. Queste ragazze emarginate, come si potevano sentire quando Gesù le guardava come delle donne? Una dignità, questa capacità di Gesù di guardare le persone con la loro dignità. Ho la sensazione che nel tempo sia un po' perso questo e si è invece guadagnata l'idea che noi poi facciamo del bene agli altri, che facciamo la nostra elemosina, che è giusta, invece di riconoscere la dignità dell'altra persona, il lavoro dell'altra persona, le potenzialità dell'altra persona. Questa grande capacità dello sguardo di Gesù non andrebbe mai persa. Allora lui vede Alfeo e gli disse: seguimi. Qui chi legge il Vangelo, tranne noi che lo sappiamo in memoria, ormai non ci fa più né caldo né freddo, salta dalla sedia. Perché? Ma come Gesù ha chiamato una persona così fuori da ogni regola religiosa? Ma Gesù non era un capo religioso. Ma Gesù non era uno mandato da Dio? Oggi Gesù non si potrebbe fare neanche la comunione, eh? E quello alzatosi lo seguì. Ecco, il verbo che viene usato, anisteri, è uno dei verbi che viene usato nel Nuovo Testamento per parlare della risurrezione, soprattutto in Marco, è usato nei tre annunci della passione, morte e risurrezione di Gesù. Quindi in qualche modo lei reagisce a quello sguardo e a quell'invito risorgendo interiormente. Mostra quindi di avere le risorse per cambiare vita. Gesù ha visto il giusto. Inoltre, lasciando quel banco delle imposte, sta lasciando anche tutte le sicurezze che ha. Uscendo da quel contesto, anche protetto, perché poi i romani ti facciano la protezione se sei un amministratore delle loro tasse, diventi vulnerabile, diventi, no,
riconquistare le relazioni. Allora potremmo dire che non esita a lasciare quel banco perché sente in Gesù un motore di trasformazione. Il racconto di per sé potrebbe finire qui con questi due versetti, però continua con questa, diciamo, con questo testo. Una volta si trovava a tavola nella casa di lui e molti esattori e peccatori erano a tavola insieme a Gesù e ai suoi discepoli. Infatti erano numerosi e lo seguivano. E gli scribi dei farisei, vedendo che mangiava con i peccatori e gli esattori, dicevano ai suoi discepoli: perché mangia con gli esattori e i peccatori? Gesù, avendo udito, dice a loro: non sono i sani ad aver bisogno di un medico, ma i malati. Non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori. Gesù chiarisce, non senza ironia, che il suo è un interesse per quelle persone che la società del tempo reputa malate e dunque inadeguate a partecipare attivamente alla vita della comunità. Levi, che era ritenuto incapace dalla comunità di cambiare vita, mostra invece nel suo alzarsi di essere dotato di risorse interiori preziose per ripartire. Perché la fecondità della parola evangelica è soprattutto un saper ripartire. La vita a volte ci mette davanti a delle situazioni anche dolorose, faticose, a volte anche dei lutti e dei fallimenti. Saper ripartire fidandosi di che cosa? Della propria umanità, di quell'umanità amata tremendamente da Dio al punto tale da essere stata scelta come spazio di espressione anche nella vita di Gesù. Quindi Gesù ha saputo vedere, teniamo presente il senso della vista che dovremmo forse imparare a recuperare. Tra l'altro, una parentesi, nel testo qui di Marco si dice che si trova a casa di lui, non si capisce se era a casa di Levi o a casa di Gesù. Cioè, se Gesù aveva preso in affitto o comunque abitava da qualche parte lì e aveva invitato a casa sua questa gente, il testo rimane un po' ambiguo e in questa ambiguità possiamo trovare anche l'idea di questo Gesù che si lascia raggiungere fin nell'intimità della sua casa. Il secondo personaggio che vedremo, sono solo tre, non impressionate, si chiama Bartimeo. Siamo al capitolo 10 di Marco, versetti 46-52. È un altro marginale, nel senso che compare, fa una comparsa, fa qualcosa e poi scompare dalla scena. Il testo ci dice così: e giungono a Gerico. E mentre uscivano da Gerico, il tempo di arrivare già stanno uscendo, non so se avete notato questa particolarità. La grande città di Gerico, così importante anche da parte della storia proprio antica, viene considerata un dettaglio perché Marco ci vuole raccontare quello che succede invece fuori da Gerico. Mentre uscivano, lui, i suoi discepoli, una gran folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, che appunto vuol dire figlio di Timeo, Bartimeo, cieco mendicante. Questo Bartimeo è letteralmente un marginale, sta proprio ai margini della strada, probabilmente uscendo dalla grande città, Gesù lo incontra, o meglio, Gesù passa. Il protagonismo è tutto di questo cieco, versetto 47. Sentito che c'era Gesù il Nazareno, cominciò a gridare e a dire: figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me. Molti lo sgridavano perché tacesse, ma quello gridava molto di più: figlio di Davide, abbi pietà di me. Ma Bartimeo è un uomo, è un cieco, quindi è una di quelle figure marginali perché è non capace di lavorare, non autonomo, in un sistema come quello antico. Alla Bibbia non esisteva nessun tipo di assistenza sociale, nessun tipo di sostegno se non quello dei familiari, se c'erano, se avevano voglia di farsi carico di una persona che doveva dipendere in tutto e per tutto. E lui è un mendicante, che vuol dire che probabilmente se la deve un po' cavare da sé,
Quindi un uomo che sembrerebbe solo, pur essendo chiamato con il nome del padre, anche lui forse, diciamo così, ha questo prestigio decaduto, e mendica per potersi sostenere, però sente che sta passando Gesù e alza la voce per chiamarlo. Naturalmente la folla, che dovrebbe essere alleata degli ultimi, non lo è, ma nei Vangeli la folla non è mai alleata di nessuno, la folla è sempre un muro anonimo, molto volubile. Gesù si fermò e disse: chiamatelo. Qui è interessante il fatto che Gesù non solo una buona vista, ma anche un buon udito. Sente un uomo che lo chiama disperatamente in mezzo a una folla che chiaramente avrà fatto rumore. Quindi c'è un altro senso che l'esistenza credente ci chiede di affinare, ed è quello dell'udito. Saper ascoltare, noi diremo, il grido dei poveri. Io direi anche il grido della nostra povertà interiore. Come anche dovremmo essere capaci di guardare non solo le risorse degli altri, ma anche le nostre risorse. Per questo dicevo, la vita credente è una vita di chi pensa e sa che Dio abita non solo la storia, ma abita dentro di me, che con la sua energia mi sostiene e mi accompagna. La cosa simpatica è che Gesù non si rivolge a Bartimeo, ma alla folla, proprio quella folla che era stata di muraglia, e gli dice: chiamatelo. E loro subito cambiano, vedete come sono versatili. E chiamano il cieco dicendogli: coraggio, alzati, ti chiama. Ancora una volta c'è un invito ad alzarsi, ma la cosa più interessante di Bartimeo è questa: e quello, gettato via il suo mantello, saltato su, venne da Gesù. Ora qui Levi ha lasciato il banco delle imposte, Bartimeo lascia il mantello. Il mantello era l'unica ricchezza di chi viveva per strada. Nel libro dell'Esodo, al capitolo 22, versetti 25-26, si dice: se prendi in pegno il mantello del tuo prossimo, glielo renderai prima del tramonto del sole, perché la sua coperta è il mantello per la sua pelle. Come potrebbe coprirsi dormendo? Quest'uomo cieco lascia il suo mantello, il segno delle sue uniche sicurezze. Immaginate se fosse andato male questo incontro con Gesù, recuperare il mantello in mezzo a una folla che ti ostile. Ancora una volta Gesù incontra un uomo che ha un'energia dentro di sé. Credo che il Vangelo sia proprio questa sottolineatura costante. Siamo abitati da Dio. L'amore di Dio ci pervade e ci anima e ci incoraggia, ci sostiene. Un po', mi permetto di dire, contro quella diffusa catechesi che ci ha accompagnato, per la quale siamo peccatori. Quest'idea di essere peccatori e peccatrici risente di un modello culturale ormai superato. In che senso? Non che non siamo peccatori e peccatrici, perché purtroppo non sempre crediamo, ma l'idea che noi siamo una umanità decaduta e che quindi il meglio era prima, come stavamo meglio quando stavamo peggio, non so come vanno a dire cose così, ma no. Prima era bello, come era bello prima. Ecco, questa idea che il meglio è stato prima e che in qualche modo tutto è uscito perfetto dalle mani di Dio, la creazione era perfetta, poi si è rovinata e noi siamo degli esseri decaduti. Questo è l'esempio di un paradigma statico che ci vorrebbe far rimanere fermi dove eravamo, e ormai la scienza ha dimostrato superato. Noi sappiamo dalla scienza che siamo esseri in divenire, non esseri decaduti. E il meglio deve ancora venire. Che le nostre generazioni a livello biologico, psicologico, cognitivo sono in crescita. Un paradigma dinamico. Ecco, io credo che nei Vangeli emerga proprio questa idea. Ci sono delle potenzialità nella persona. Non siamo feriti da un peccato, il mito del peccato originale. Ma siamo invece abitati da una potenza
che ci abita e che dobbiamo liberare. Ecco, Gesù era un uomo capace di far liberare l'energia agli altri. Gesù gli disse: che cosa vuoi che ti faccia? Il cieco gli disse: rabbonite, io veda di nuovo. E Gesù gli disse: sono bravo e lo faccio. No, Gesù gli dice: va, la tua fede ti ha salvato. Vedete, Gesù riconosce la potenzialità dell'altro, riconosce le risorse nell'altro e subito lo vide di nuovo e lo seguiva per la strada. Ancora una volta c'è una figura di, diciamo così, minore nei racconti, come Levi, che lascia qualcosa, rischia tutto quello che ha per seguire Gesù. Perché? Perché ha sentito che Gesù è la trasparenza di un Dio che ci vuole pienamente felici. Quindi Gesù non ha solo una buona vista, ma anche un buon udito. Se vi ricordate, nel libro dell'Esodo, il Dio biblico si presenta così, capitolo 3, versetto 7. Ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido a causa dei suoi sovrintendenti. Conosco le sue sofferenze. Ecco, il Dio biblico vede, il testo viene usato, il testo greco è sempre orao, come nel senso di Gesù, e sente il grido di aiuto. Allo stesso modo Gesù vede l'emarginazione di Levi e sente il grido disperato di Bartimeo. Allora, in questo senso, l'esistenza della persona credente dovrebbe essere caratterizzata dal potenziamento dei sensi, lasciando esprimere in questi la nostra capacità vitale e amante. L'ultimo episodio che voglio presentarvi è quello della donna dell'unzione. Scelgo un episodio che parla di una figura femminile, che già di per sé era ritenuta, diciamo, meno prestigiosa e meno centrale nella cultura antica, invece oggi è molto diverso. Marco 14, versetti 3-9. C'è qualcuno che viene, si vede solo per le battute, quindi ne faccio per questo, non per... cioè la risata che lo sveglia, non è che... Allora, l'ultimo episodio che prendiamo in considerazione è quello di questa discepola, cioè non dico discepola, ma è un termine che magari è meglio definire per la fine, di questa donna. Siamo al capitolo 14, dal versetto 3. Mentre era a Betania, quindi il capitolo 14, nel presente siamo ormai alla fine dell'esperienza, diciamo così, terrena di Gesù, siamo questa espressione. Gesù si trova in quella che sarà definita l'ultima settimana, i suoi ultimi giorni, prima della sua morte e risurrezione. E si dice che mentre era a Betania, nella casa di Simone il lebbroso, a tavola, venne una donna che aveva una boccetta di alabastro di olio profumato, di nardo autentico, di grande valore. Allora abbiamo l'ambientazione qual è? È Betania. Dunque, la prima ambientazione, abbiamo visto, era quella del mare, il lago Galilea, vocazione di chiamate. La seconda ambientazione era una grande città, ma la sua periferia, Gerico, fuori. Questa ambientazione è molto particolare, siamo a Betania. Betania è un piccolo paesino che si trova vicino a Gerusalemme ed ha, nell'ultima settimana di Gesù, rappresenta per lui lo spazio sicuro, lo spazio della protezione. Di giorno Gesù gira per le strade di Gerusalemme, va nel Tempio, affronta i suoi avversari religiosi nelle dispute, poi quando inizia a calare il sole si ritira a Betania. Perché? Che sa che a Gerusalemme è in pericolo. Infatti l'ultima, se l'unica sera che rimane fino a tardi a Gerusalemme, non vale tardi la sera, in quel caso che succede? Viene tradito da Giuda e arrestato. Quindi Betania è uno spazio sicuro per Gesù, però è uno spazio comunque di periferia rispetto a Gerusalemme. E in qualche modo è l'anti-Gerusalemme. Gerusalemme è il luogo del potere. Lì risiedono i grandi sacerdoti, il sommo sacerdote, lì risiede in quel momento della festa di Pasqua soprattutto l'autorità politica. E a casa di Simone il lebbroso, di cui io con tanti
persone che potevano ospitarti. Questo Simone Lebroso, non abbiamo dato chiaro di chi sia, è interessante però che ha un soprannome particolare, non proprio brillante, diciamo. Probabilmente potrebbe trattarsi, se lo vogliamo leggere così, come un soprannome che gli è rimasto, forse perché è stato malato di lebbra. Comunque, diciamo che non compare come un personaggio di, insomma, illustre. Siamo insomma in una strada, in una cittadina piccola, marginale rispetto a Gerusalemme, siamo nella casa di un uomo che forse ha avuto un passato di emarginazione per la sua malattia, e per giunta in questa casa, in questo contesto, compare una donna anonima. Non abbiamo nessun dato per identificarla. Questa donna però, stranamente, ha una grande ricchezza, quella di un vaso di alabastro, praticamente un vasetto. Che cosa fa? Rotta la boccetta, glielo versò sulla testa. Questo fatto di rompere la boccetta è impressionante, perché uno poteva dire, versò un po' quello che rimane, poi invece no, è un dono, che è uno spreco totale, infatti se ne accorgono tutti, uno spreco. Notate che questo gesto è esattamente un gesto che richiama la logica dell'unzione messianica e regale. Non è un sacerdote di Gerusalemme a compiere l'unzione su Gesù, ma è una marginale senza nome, nella casa di un uomo marginale, nella piccola città di Betania. C'erano alcuni fra di loro che si indignavano. Perché c'è stato questo spreco di profumo? Infatti si poteva vendere questo profumo per oltre 300 denari e darli ai poveri, ed erano evitati con lei. Gesù disse: lasciatela, perché la tormentate? Ha fatto una cosa bella per me. I poveri, infatti, li avete sempre con voi, e quando volete potete far loro del bene, ma non sempre avete. Ha fatto quanto poteva, ha anticipato l'unzione del mio corpo per la sepoltura. Amen, vi dico, dovunque sarà annunciato il Vangelo in tutto il mondo, anche quel che ha fatto lei sarà raccontato in memoria di lei. La reazione dei presenti, probabilmente i discepoli maschi che erano lì, a quanto pare, è di disappunto. Lamentano uno spreco, non sono capaci di vedere nella logica teologica, non sono capaci di interpretare il simbolo. Gesù lo interpreta, e lo interpreta nel senso più forte, cioè quell'unzione in qualche modo lo consacra Messia proprio nel momento in quale lui si prepara a morire. Qui permettetemi una parentesi sulla morte di Gesù. Questo fatto che Gesù è morto per i nostri peccati, o è morto espiando la nostra colpa, è un'idea che dovremmo del tutto rivedere. La morte espiatoria di Gesù, cioè l'idea che Dio sia questo sadico sanguinario che non vede l'ora che qualcuno paghi per le colpe dell'umanità, di Adamo ed Eva poi, e che questo qualcuno deve essere suo figlio, che è nato per soffrire, per morire, è un'idea che credo che col Vangelo non abbia proprio nessun punto di contatto. La morte di Gesù manifesta il suo essere messianico perché conferma la sua tenacia nell'annunciare il volto di Dio. Quel Dio che lui ha annunciato come schierato dalla parte degli ultimi, quel Dio che lui riconosce come alleato di Levi il pubblicano, vicino a Bartimeo il cieco mendicante, raccontato da una donna anonima, quel Dio che Gesù ha presentato lungo tutta la sua storia, lungo tutti i suoi gesti, ecco, è il Dio che Gesù conferma anche davanti alle somme autorità religiose e politiche, davanti a un processo nel quale avrebbe potuto benissimo ritrattare tutto e rendere vana tutta la sua professione di fede sviluppata nel suo percorso. Ecco, in quel momento Gesù sceglie di andare fino in fondo. Ed è in questo senso che dovremmo leggere anche le parole dell'ultima cena. Gesù non stava istituendo un rito. Gesù stava dando una chiave di che cosa significa essere
persone credenti, saper andare fino in fondo nell'annuncio del voto di Dio, costi quello che costi, saper essere narratori del voto vitale avanti di Dio, anche contro tutti i soprusi, contro tutte le ingiustizie, contro tutte le menomazioni della dignità umana e gli utili anche del creato. Dovremmo riscoprire la capacità di difendere non solo gli uomini e le donne, i bambini, tutto quello che è umano, ma di difendere il creato che è affidato anche alla nostra custodia. Allora, in quel momento Gesù dice: questo pane spezza così la mia vita, si sta spezzando, questo vino si versa così, il mio sangue sarà versato. Fate anche voi così. Noi subito. Quindi la messa, la celebrazione eucaristica dovrebbe essere una memoria di quel momento, un ricordarsi fino a che punto Gesù ha saputo raccontarci il volto di Dio. Questo ci libera, questo ci salva. Cioè siamo salvati e salvate da un volto mostrificato di Dio. Il volto del Dio che i sacerdoti del Tempio volevano legare ai sacrifici cultuali, a un certo culto anche sganciato purtroppo dalla vita, ecco, Gesù lo contesta. La cacciata dei mercanti dal Tempio non è un gesto nel quale Gesù dice: non vendete le immaginette fuori dalle chiese. Non c'entra niente. Gesù dice: questo culto non serve più, perché non siete capaci di vivere quella relazione con Dio nella vostra storia. E con la vostra esistenza credente si ferma nelle sacrestie. Per parafrasare questa potenza della scelta di Gesù. Gesù invece vuole raccontare fino in fondo questo volto di Dio, il volto che chiede una coerenza, il Dio che rompe ogni barriera tra il sacro e il profano e ormai abita la storia, ormai abita noi. Questo ci è palesato da Gesù. Questo ci è raccontato da Lui, verbo che si fa carne, cioè Logos, pienezza del progetto di Dio che si fa storia, che si fa umanità, che si fa umanità, che si vede nella concretezza. E Gesù, in quest'ultimo episodio che vi ho letto, riscatta anche l'animato di quella donna. Certo, non sappiamo il suo nome, non lo sapremo mai, Marco ce l'ha negato, però Gesù dice che la persona di quella donna marginale, attraverso quel gesto, sarà associata per sempre al Vangelo. Quindi il Vangelo si lega per sempre alla storia dei fragili, degli ultimi, dei marginali, per raccontarci un Dio che vuole la pienezza per tutti e per tutte. Anche quella donna ha rinunciato a qualcosa di prezioso, come avevano fatto già Levi e Bartimeo. Ha rinunciato a questo, diciamo così, vaso prezioso. E forse anche lei è entrata poi a far parte di quel gruppo discepolare femminile, è stato il gruppo che ha compreso e annunciato la resurrezione di Gesù. Ancora una volta vediamo anche in quest'ultimo testo, che diventa paradigmatico per tutte le altre esperienze, che Gesù sa riconoscere a chi incontra la dignità piena. In questo modo ci mostra quegli atteggiamenti interiori che caratterizzano l'esistenza della persona credente, capace di sprigionare la forza liberante e umanizzante del Vangelo. Bene, grazie del vostro ascolto, resto a disposizione per le vostre domande. Ecco, è il momento di riprendersi.